Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Sabato 27 febbraio. Ariete, con Urano amico di Mercurio potrete occuparvi di questioni che in precedenza non avete saputo risolvere. In breve riuscirete a ottenere i risultati sperati. Se siete stufi della routine, dedicatevi a una nuova attività che vi piace particolarmente. Toro, sarete critici con voi stessi nella giusta misura. Cercherete di realizzare con fermezza le idee di cui avete verificato la validità. Controllatevi però, perché con Marte opposto non ci vorrà molto a farvi perdere la pazienza e diventare litigiosi. Gemelli, vi sentite soddisfatti, indulgenti verso tutti e vi aspettate che gli altri vi ripaghino con la stessa moneta, e così sarà. Ciò che si desidera a volte si realizza. Con Nettuno ostile fate attenzione all'alimentazione e puntate su cibi freschi e genuini. Cancro, non prendetevela per i giudizi di una persona che già in passato avete sperimentato essere poco leale verso di voi. Circondatevi di amici veri, accontentatevi di ciò che riuscite a fare senza stressarvi. Se ce n'è bisogno, rifiutate alcuni impegni. Leone, metterete in atto strategie professionali così interessanti che un superiore non tarderà a complimentarsi. Il vostro ottimismo salirà alle stelle. Urano in Ariete vi suggerirà di assumere atteggiamenti in qualche modo fuori dagli schemi tradizionali. Vergine, avete bisogno di chi ha gli strumenti per crescere nella professione, di chi è in grado di insegnarvi efficaci strategie. Lasciate perdere il resto. Curate l'alimentazione se volete superare l'equilibrio e il benessere. I risultati non tarderanno ad arrivare. Bilancia, novità bollono in pentola. Preparatevi, perché vi sarà richiesta l'adesione a interessanti progetti. State lontani da coloro che non possono capirvi. Non vi fissate con una persona lontana e distratta. Se cercate una storia seria, guardate altrove. Scorpione, prendete pure in considerazione l'aiuto di un familiare per risolvere una difficoltà, anche se sarebbe meglio affidarsi alle proprie forze. Se riuscirete a rallentare i ritmi, molto sostenuti, avvertirete subito dei vantaggi per la forma fisica. Sagittario, se percepite che l'insoddisfazione cresce, dovete dare la colpa a Giove contrario. Siate più disponibili sia nelle parole che negli atteggiamenti. Fate attenzione alle spese, prima di spendere e espandere, e decidete di comune accordo con i familiari. Capricorno, con Urano nemico, in amore, rischiate di fare il passo decisivo con una persona che vi ha letteralmente folgorato. Attenzione però ai malintesi. Sul lavoro provate a ristabilire l'armonia nel gruppo, puntando sul riconoscimento delle risorse personali. Acquario, con Mercurio amico di Urano, tutto avrà un sapore di novità e sarete talmente attivi che non rischierete certo di annoiarvi. Tante le nuove idee, vi sentirete attratti da luoghi che non conoscete. Prendetevi una pausa e andatevene a fare un giro. Pesci, Nettuno vi garantisce un'intuizione infallibile, quasi ispirata. Sfruttatela a puntino per le cose piccole e quelle grandi della vostra vita. Se siete single, incontrerete una persona che vi attrae molto, ma sarà quella giusta per una storia seria?